Ne facciamo una lettera. Il gruppo cui faccio parte si chiama Gruppo Lecce Natura, Salute e Benessere, è un gruppo che è nato su Facebook, dove praticamente si confronta su varie tematiche legate sempre alla salute e alla natura e benessere. Questo è il quinto incontro che facciamo in collaborazione con i gruppi Frangres di Soledo, Sogliano e Cutrone. Questo incontro è particolarmente, diciamo, no, legato al mondo della donazione di sangue, degli organi, quindi diciamo, è specifico su questi argomenti. E tanto ringraziamo i relatori che sono venuti, ringraziamo voi che siete anche venuti, e ringraziamo anche lo sponsor di questa serata che è Tipo il Bar di Soledo. Prima di iniziare io chiamerei a dare un saluto, l'avevo visto il sindaco per adesso, non sto vedendo, probabilmente sta fuori. Come anche chiamerei a dare un saluto a Antonio Spagna, presidente regionale della Francia. Allora, sindaco, vi avevo appena menzionato nel periodo delle salute, tanto la tua presenza, l'onore della tua presenza, quindi doveroso. Avevo appena iniziato, quindi... Intanto buonasera a tutti quanti e grazie a voi di avermi invitato a questo convegno, no? Cioè, presumo che sia questo. Certo. Che dire, la Frangres è una grande famiglia, è una famiglia molto importante della comunità di Soledo, esiste da tanti anni, una trentina. Io sono stato un donatore, non sono stato più, ma non perché mi mancava la volontà, ma manca la volontà. L'ultima volta che sono andato a farmi succhiare il sangue dal dottore Capello, mi ha trovato una serie di valori completamente sfalsati e ogni volta è un'avventura. Io vado a donare e il dottore Capello mi rimanda a casa a dire alla prossima volta. Donare il sangue è una cosa importante, ma io vedo qui anche il presidente dell'AIPO. Con l'introduzione della nuova tessera nuova carta identitaria di Croazia, abbiamo attivato le procedure per fare la manifestazione di volontà della donazione degli organi. Molti non lo sanno, però già dal 1° di novembre è ufficiale che anche a seguito di cui si richiede la nuova carta identità elettronica si può fare un atto, la manifestazione di donare gli organi in caso di premorienza, in modo che nel momento in cui dovesse accadere una cosa del genere, immediatamente i sanitari conoscono le volontà del dipartito e naturalmente si può naturalmente salvare una nuova vita. Io ho fatto la prima tesi, lo dico così, tanto giusto per la prima carta d'identità con la manifestazione di volontà di donazione, l'ho fatta io, perché essendo un donatore di sangue, naturalmente anche gli organi, se qualunque nostro gesto può salvare una vita, è un atto molto importante, anche perché nel momento in cui ce l'andremo, di fatto non torneremo più, perciò con gli organi che doneremo sicuramente non ci serviranno, ma sicuramente serviranno a qualcun altro a poter dare una vita decisamente migliore di quello che è. Io vi ringrazio per quello che fate, per quello che avete fatto, per quello che fate, per quello che continuerete a fare e buonasera a tutti. Va bene, allora continuiamo con i saluti e quindi inviterei Antonio Spano, il nostro presidente regionale della Frangres. Buonasera a tutti, grazie per la partecipazione anche ai relatori che hanno accettato. Questo è il convegno conclusivo di questo di incontri che abbiamo fatto per formativi e informativi. La Frangres sicuramente, oltre a portare il messaggio della donazione del sangue, che interessa anche la formazione, diciamo, l'informazione per la salute e per
può far parte dello stile di vita per essere dei buoni lavoratori. Quindi questa sera gli argomenti sono veramente interessanti, perché oltre alla donazione del sangue che tratterà il nostro dottore Mangione, ci sarà appunto il dottor Pino Negina per quanto riguarda la donazione degli organi e per CSV la dottoressa la spada, e che al CSV di parlarci di quello che è la nostra provincia, la situazione del dono, non solo non donazione sangue ma del dono in genere, perché comunque è una bella realtà, e quindi conoscere anche queste informazioni servono a far crescere la persona e migliorare conoscere tutta la vita sociale. Quindi vi ringrazio e vi auguro buona sorte. Sempre lo stesso.
stesso grafico, visto un pochettino diversamente, qui parte addirittura la... Però, perché si può vedere, per esempio, l'anno zero eravamo 250 milioni, cioè solo 2000 anni fa, poi l'uomo esiste da migliaia di anni, negli ultimi 2000 anni siamo passati da 250 milioni, fra poco saremo 10 miliardi, cioè è un'esplosione, cioè è l'esplosione che il pianeta Terra sta subendo, no? Secondo me. Poi questo è interessante perché fa vedere i cambiamenti, come si stanno evolvendo i vari continenti. Come vedete, sono tutti in ascesa. L'unico continente che sembrerebbe essersi un pochettino fermato è l'Europa. Se vedete la striscia blu è quella praticamente che quasi costante tende, quasi sta tendendo quasi a decrescere. Questo non mi viene neanche difficile crederci, no? Perché in Italia ormai siamo un po' fermi, nel senso come ma non solo in Italia, anche nel nostro paese, per esempio qui, che io sappia, bene o male, ogni anno sono circa 60 di decessi, no? Sì, non mi confermi. Appena adesso siamo 5.300 abitanti contro 5.600. Quello ma non ci vuole molto percepire, cioè 60 decessi, la prima classe dell'Italia ne faremo una forza, quindi è ovvio che il saldo è negativo. Quindi, a prescindere dall'Italia o l'Europa, che bene o male sembra assestata, tutto il resto corre, corre molto. Quindi fra poco gli italiani in proporzione a tutto il resto del mondo saremo sempre meno, no? Comunque, anche questo è molto interessante perché ci fa capire un pochettino il momento, perché ripeto, noi percepiamo le cose come normali, ma forse così tanto normali non sono, perché qui praticamente cosa fanno? Rapportano l'età della Terra, che è 4,5 anni, la trasformano in anni. Cioè, consideriamo che se l'età della Terra, che è 4,5 anni, fossero 46 anni, no, è tutto in rapporto. L'uomo esisterebbe solo da 4 ore. Non so se state seguendo il discorso, no? La rivoluzione industriale sarebbe cominciata un minuto fa e in questo tempo noi abbiamo già distrutto il 50% delle foreste esistenti. E questo è il risvolto della medaglia del nostro grande congresso crescita e sovranità della nostra democrazia, no? Che lo stiamo facendo a scapito di che cosa? Di tutto il resto, di tutto quello che ci ricorda. Perché noi, la Terra esiste da 4,6 miliardi, noi in un minuto siamo riusciti a distruggere il 50% delle foreste. E vabbè, poi qua ci sono altre considerazioni e delle conseguenze della nostra crescita esponenziale, cioè che chi ne fa le spese poi sono tutte le altre specie animali, che ormai si estinguono a numeri grossi, ogni anno numero migliaia di specie si stanno estinguendo. Probabilmente mi verrebbe da pensare che probabilmente fra poco rimarremo solo noi, no? Le specie si estinguono a velocità circa 100 volte superiore a quella del passato. Quindi è solo questo per dire, per riflettere un pochettino di quello che stiamo facendo, di come stiamo vivendo e di quanto c'è che sia veramente naturale, no, in quello che facciamo, no? Perché poi, lo sappiamo, uno dei grossi grandi problemi è per esempio la plastica. Negli oceani ormai ci sarà più plastica che pesci. Va bene, e io allora comincerei con Fabio Aspanda, e così come ci farà un escurso su quello che è la situazione in Salento. Fare una precisazione per liberarmi, buonasera a tutti, da questo imbarazzo. È stato per errore messo sulle locandine dottoressa Fabio La Spada, ci tengo a dire che non lo sono. Cioè, Cesare è di Cesare. E noi ci scusiamo. Sono competente ma non ho nessun documento, la mia competenza l'ho assunta sul campo, nelle corsie dell'ospedale, nelle mense sociali, a difendere la natura. È giusto insomma essere precisi, mentre abbiamo fatto in tempo a correggere su internet, sulle locandine. Sì, su internet abbiamo fatto questo
Volevo
dedicarsi al volontariato. Io dei 24 articoli riporto, e ho segnato soltanto il primo, che è il più bello, è quello che più testimonia tutti gli altri. Magari lo leggiamo insieme. Articolo 1. Volontario è la persona che, adempiuti i doveri di ogni cittadino, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per gli altri, per la comunità di appartenenza o per l'umanità intera. Egli opera in modo libero e gratuito, promuovendo risposte creative ed efficaci ai bisogni dei destinatari della propria azione o contribuendo alla realizzazione dei beni comuni. Bene, io essendo una volontaria da ben 22 anni, per me questa è come una preghiera. È bellissimo perché persone di qualunque istituzione sociale dedicano, si mettono insieme ad altre persone e danno gratuitamente il proprio tempo, le proprie competenze, le proprie grazie, il proprio talento a chi ne ha bisogno. Quindi per me è bellissimo questo articolo, a leggerlo insieme a voi. Quindi la cosa principale che abbiamo letto nel primo articolo è la questione del tempo, perché prima di ogni cosa quello che diamo agli altri è il tempo. Infatti le associazioni più semplici, quelle che non hanno una particolare tendenza come quella per esempio della donazione del sangue o addirittura della donazione degli organi, si parte dal tempo. Il tempo è la cosa più importante, la nostra vita è fatta di tempo. Perdere tempo, guadagnare tempo, acquistare tempo, ecco il tempo. Noi potremmo fare tantissime altre cose, potremmo andare a passeggiare, potremmo andare a ballare, potremmo andare in quelle ore libere magari che ci restano durante la giornata, invece tante persone decidono di dedicarle agli altri. Infatti è nata anche la banca del tempo, sì, questo è raggiunto perché è una cosa molto, molto, molto carina, ci sono delle associazioni che si chiamano proprio così, banca del tempo, praticamente ognuno mette a disposizione il proprio tempo, come dicevo prima, con quello che è in grado di fare, non lo so, un medico che magari ha qualche mezz'ora in più la dedica, la offre a qualcuno che non può permettersi quel medico. Una babysitter, chi ha qualche momento in più lo mette a disposizione per tenere i bambini di qualcuno che lavora e non ha la possibilità di pagarlo. Allora, io a questo punto vi parlo della mia esperienza, perché racchiudo un pochettino tutti questi argomenti, quanto ne ho tantissime. Io ho cominciato col volontariato, guarda caso, con la Fratres. Ho donato il mio sangue all'età di 19 anni. Dopodiché ho cominciato a pensare che veramente volevo fare qualcosa, non perché non fosse abbastanza il fatto della donazione, però era una cosa circoscritta a quel momento, volevo dare di più. E quindi ho cominciato a fare volontariato in ospedale. Praticamente noi mettiamo a disposizione noi, senza avere nessunissima competenza, certo siamo formati attraverso dei corsi che si fanno per entrare nel lavoro, noi facciamo assistenza in ospedale alle persone che non hanno nessuno. Assistenza si intende compagnia, si dava anche da mangiare, le persone non hanno nessuno, sono ricoverate in ospedale e non hanno nessuno, non hanno magari parenti o se ce l'hanno non li vanno a trovare o non hanno la possibilità di avere degli assistenti. E ho cominciato a fare questa cosa, però io stavo in effetti rispondendo alla mia passione, però allo stesso tempo, come vedete, ho voluto mettere questa rosa con le spine. Le spine sono il fatto di l'incomprensione di questa gratuità, perché in effetti quello che facevo nell'ambito dell'ABO, come pure la maggior parte delle associazioni, era completamente gratuita. E questa è una cosa che possiamo dire a noi, questa è una situazione che possiamo, cioè possiamo rispondere a noi stessi a questa cosa, perché lo fare? Ma nel momento in cui tutti, dalla famiglia, gli amici, i conoscenti cominciano a dirti sì però perché lo fai? Sì però perché lo fai? Cioè quel dover rispondere a tutti i costi. In fondo forse non c'è una risposta. Noi possiamo capire la nostra tendenza verso il volontariato, verso questo dono gratuito come? C'è una partita al tornasole, dico sempre io, che è quella praticamente nella nostra vita di tutti i giorni, nella vita comune, ma anche andando in ospedale.
all'ospedale, forse lì ancora di più, si va in ospedale, andiamo a trovare un amico o un parente in ospedale, entriamo nella stanza, gli facciamo una visita, magari lui è circondato da altre persone, altri parenti che sono andati a fargli visita, però guardando verso la finestra c'è un letto dove c'è un'altra persona ammalata che sta sola, magari rivolta con la faccia verso la finestra e non verso la porta. Se istintivamente a noi viene la voglia di andare ad avvicinarci a quella persona e con una scusa parlarle, perché il fatto che sta rivolta verso la finestra perché non vuole vedere che all'altro letto ci sono tutte quelle visite e al suo no, se noi istintivamente ci viene di avvicinarci là, allora siamo dei volontari veri, che dovremmo dedicarci a questo o ad altro, però nel nostro profondo c'è quella tendenza. E quindi non tutti possono capire questa cosa, però comunque bisogna rispondere. All'inizio di queste mie esperienze ho fatto anche un'altra esperienza molto abbastanza bellissima e dolorosa allo stesso tempo. Ho collaborato con l'assistenza sociale, ho avuto il dono di avere dei bambini in affido, bambini che avevano dei problemi in famiglia e che magari venivano allontanati dalla famiglia, però per non portarli, per alleggerire quel passaggio, forse magari non era nemmeno necessario quello di portarli in istituto, venivano lasciati nelle famiglie insomma affidatarie, quello è stato un dono, forse una tra le cose più dolorose, perché comunque quei bambini avevano la necessità di chiamare da subito una persona sconosciuta, mamma, pur sapendo che dovevano andare via. Questo ve lo sto dicendo perché è stata un'esperienza fortissima, ma anche lì c'è stata la mia formazione. Il fatto di diventare dei volontari può dipendere anche da questo, come vedete in questa vignetta. Mi piace condividere non perché ho molto, ma perché so cosa vuol dire non avere niente. Un altro degli esempi che faccio riguardo il volontariato è che fino a forse un secolo fa, più o meno, facevano volontariato soltanto, non so se lo sapete, mi scuso se sto toccando la sensibilità di qualcuno, però facevano volontariato soltanto le signore di un certo ceto sociale, praticamente mogli di rappresentanti, no? Delle istituzioni, persone facoltose che insomma stavano a casa e quindi si dedicavano al volontariato per passare il proprio tempo, per far vedere comunque, no? Magari non tutte ci erano portate, però lo facevano una volta anche per far vedere, insomma. Invece adesso no, più si è semplice, più ci si dedica agli altri, perché sono convinta che davvero possiamo salvarci solo fra di noi, quindi soltanto con questo aiuto. Il dono non è soltanto quello, il volontariato non è soltanto quello di entrare in un'associazione, in un gruppo, no, perché anche nel nostro piccolo, anche dentro casa, quello di non voltarsi dall'altra parte, anche quello è dono, anche quello è volontariato. Se noi sentiamo la nostra vicina, un bambino che piange spesso, una donna che grida spesso, o anche un uomo, perché no, situazioni, non chiudiamoci le orecchie, non chiudiamo le porte. È vero che denunciare adesso, giorno d'oggi, è difficile perché si entra in dei circoli viziosi da cui non si esce, c'è sempre un modo per aiutarle, trovare il modo senza esporsi tantissimo, però non chiudiamo gli occhi, anche quello è volontariato, è dono, sì. Quindi vi dicevo che ho cominciato l'esperienza del volontariato in ospedale, ma poi anche quell'altra che vi ho raccontato dopo. Poi ho trovato anche, praticamente mi sono accorta, io sono di Galatina, originaria di Sogliano, mi sono accorta che a Galatina succedeva verso mezzogiorno, nelle cucine dell'ospedale, il dottore che lavora all'ospedale di Galatina. E quando andiamo? Dov'è? Dove è il dottor Mangione? Intanto tempo che non voglio che ti dottore, non so se la sa questa cosa, ma penso che lo sapete.
anni fa, verso mezzogiorno, nelle cucine dell'ospedale, arrivavano persone esterne dell'ospedale non ricoverati. Arrivavano persone che chiudevano il pasto praticamente. Io stavo nell'ospedale, lo sapevo, ma oltre a questo io mi sono sempre chiesta, ma come mai a Galatina non c'è una mensa sociale? Tutti dicevano, è stato fatto il tentativo varie volte di aprire questa mensa, però non si presentano a Galatina perché si vergognano, ed è comprensibilissimo. Eppure c'è tantissima gente che ha bisogno, eppure alla mensa dell'ospedale, alla cucina dell'ospedale si presentavano. Io follemente, insieme ad un altro gruppo di amiche, senza nessuna associazione alle spalle, siamo andate a Don Mirko Lagna, non so se lo conoscete, il sacerdote di Burgiano, che sapevo che aveva questa mensa sociale. Io insieme ad altre signore, ripeto, senza nessuna associazione alle spalle, siamo andate da lui e abbiamo detto, noi vogliamo aprire la mensa sociale a Galatina. Ha detto, voi siete pazze. Ha detto, io mi aspettavo di vedere di tutto, chiunque qui, il sindaco, tutti i sacerdoti di Galatina, questo, quell'altro, ma non delle semplici persone. Abbiamo detto, non lo sappiamo se ce la faremo, non ce la potevamo fare in quanto non c'erano finanziamenti, però vogliamo dare un segno, vogliamo smuovere un pochettino le acque. In effetti abbiamo cominciato a casa nostra, ci ha offerto il locale Don Pietro Mele, e abbiamo cominciato tutte le domeniche, preparavamo a casa e portavamo là. È cominciato a venire tanta gente. Noi, per non far pesare il fatto che stavamo aprendo che era una mensa sociale, dicevamo che si sarebbero fatti dei giochi di società lì. Infatti piano piano la cosa si allargava. A un certo punto non ce la facevamo più, perché giustamente facevamo noi, però abbiamo saputo che qualcosa era nato. Don Mirko piano piano cominciato a lavorare e alla fine adesso forse più di un anno che ce la pensa a Galatina, hanno aperto la mensa, insomma. Abbiamo dato. Dopodiché c'era un altro problemino nell'acqua, perché mentre i giovani non si avvicinavano, in quanto il nostro è un servizio a volte anche abbastanza difficile, insomma, la paura, ci sono riparti abbastanza delicati, sì, pericolosi un po' pericolosi, però noi comunque non abbiamo mai avuto nessun problema, nonostante non siamo vaccinati, non c'è stato mai nessun problema né per noi né per gli ammalati che andavamo a toccare, in quanto noi comunque in effetti sostituiamo i parenti di dove non ci sono. Quindi stavo dicendo del fatto che avevamo questo problema, che i giovani non venivano proprio più nell'acqua, cioè, i tempi adesso. Mi è venuta quest'altra idea, a me purtroppo vengono queste idee, devo vedere di placarle. Ho pensato di fare questa cosa, di fare un piccolo gruppo di giovani, di clown, che non erano previsti nella nostra associazione, ma proprio a livello nazionale non erano previsti. E io invece, nonostante tanti no, ho voluto fare questo tentativo. Alla fine ci sono riuscita. Questi sono i giovani che hanno fatto il turno giovedì scorso, l'altro giorno. Non lo so se sono dei clown, è una via di mezzo tra la clown terapia e la musicoterapia, perché uno dei due ragazzi che stanno in fondo in questa foto è un chitarrista. Quindi loro vanno in giro per tutti, dico tutti i reparti, compreso il suo dottore, che l'altro giorno non c'è. Sì, lo so, perché forse sta nel reparto dialisi, giusto? Siamo andati in nefrologia, è successo il finimondo. Hanno ballato tutti i suoi volontari, tutti i suoi degenti, scusi. Praticamente loro vanno in giro cantando, a seconda delle situazioni, ci sono delle situazioni difficili, magari a bassa voce, però puntualmente vengono richieste le canzoni. Vi dico le più richieste. Marina Marina, Rossa Rossa per te è la prima cosa bella. Tutti, anche di azzurro, sì, ho fatto posto. E quindi si fa anche questo. Questi sono ragazzi, in effetti, che potrebbero fare tante altre cose, compreso studiare. Poi ci sono studenti operai, ci sono insegnanti, studenti di ingegneria. C'è una ragazza di 17 anni che è al limite. Ci sono tantissime tipologie, potrebbero andare a divertirsi in qualunque altro posto. E invece mettono la loro vita, il loro tempo a disposizione di persone sconosciute. E in particolare di anziani, perché si pensa che i clown di solito vanno soltanto in pediatria, nei reparti dove ci sono i bambini. No, loro girano tutti i reparti, compreso il pronto soccorso. Scusate se ho preso degli appunti, ma cerco di... Ciononostante, il volontario non è un eroe, è una persona eccezionale, è un superman, è un cittadino.
responsabile che ha cura di sé, degli altri e dell'ambiente in cui vive. Volontari non si nasce, si diventa attraverso la testimonianza concreta di altri volontari e imparando a interiorizzare i valori che esprimono. Il volontario è una persona che mette spontaneamente a disposizione del tempo per gli altri, desideroso di fare con passione qualcosa di utile e realmente efficace. Il secondo punto, quello dove abbiamo detto volontario non si nasce, si diventa attraverso la testimonianza concreta di altri volontari. Ecco, io spero che oggi, con questa mia testimonianza, se c'è qualcuno fra di voi che ancora non è volontario, magari vi ho fatto venire la voglia di diventarlo. E se non ho fatto venire la voglia a voi, spero che voi raccontiate queste esperienze, in particolare ai vostri figli, ma soprattutto ai vostri bambini, ai vostri nipotini. Perché il bene è una cosa che passa di mano in mano con le testimonianze, così come il male, quindi è meglio se ci organizziamo con il bene. Molto spesso i volontari non sono riuniti in grandi associazioni, ma fanno per conto proprio, quindi sono silenziosi, invisibili e molto, molto umili. Come dicevo prima, si è volontari anche nel momento in cui non si gira lo sguardo dall'altra parte rispetto a qualche problema che stiamo vedendo. E cioè, se sappiamo che c'è una famiglia nel nostro paese, nella nostra città, che non ce la fa ad arrivare ad avere i soldi per comprare il latte per i bambini, senza dare troppo conto, senza metterlo sui manifesti, senza dirlo alla radio, compriamo sto latte, parla di quello che serve, facciamolo. Non è necessario dover andare in ospedale o dover andare in missione in Brasile. Per essere volontari, anche così si è volontari, quello è un grande dono. Quindi parliamo sempre di tempo, adesso ho quasi terminato, saliamo poco di livello, andiamo verso quello che fa la Fratres. Io volevo tornare indietro, non so cosa ho fatto. È uscito un anno. Voglio tornare alla precedente. Sì. Stavo dicendo, saliamo di livello, quindi siamo partiti dal tempo, il dono del tempo, e passiamo al dono del sangue. Il sangue che sta in circolo, noi siamo vivi grazie al sangue che c'è in circolo, eppure può sembrare un gesto piccolo, eppure bisogna vincere la paura di quel lago. Bisogna avere tanta fiducia nei medici e paramedici che fanno quei prelievi e che fanno tutte le operazioni. Bisogna essere sicuri che si è in buona salute e io dico sempre che per donare il sangue l'unica cosa che serve, prima ho letto, meditazione e lotta allo stress. Cioè praticamente bisogna stendersi e dirsi io lo sto facendo per gli altri, sto salvando qualcuno e si vincono tutte le paure. Giusto? È così che funziona? Dipende lo stato salutando. Però quello che spinge verso la paura del lago, perché so che gli uomini hanno ancora più paura delle donne, penso sia quello, cioè non ci può essere nessun altro motivo che spinge a fare questo. Cioè non credo che si vince la paura di un lago, che è anche abbastanza persistente, se non sbaglio, solo perché si vuole dire che sono un donatore di sangue, giusto? Non so, chiedo. Quindi, infatti, il fatto di passare dal tempo... Sto andando indietro adesso. Successivo... Sì, forse. Così. No, per andare avanti. Sì. Mi continuo da qua. Una mia amica biblista, missionaria in Brasile, ogni volta che ci vede o che partecipa agli incontri dei volontari dice sempre questa frase, che è una frase stupenda. Non c'è nessun ricco, così ricco, che può dire io non ho bisogno di nessuno. Non c'è nessun ricco, così ricco che non abbia bisogno di ricevere. E non c'è soprattutto nessun povero così povero da non avere qualcosa da dare. Bellissimo. Il tempo. Quando non c'è altro noi possiamo dare il nostro tempo.
saliamo, saliamo e arriviamo al dono degli organi. È un argomento tosto, come diceva qualcuno prima. In effetti il sindaco ha preceduto, ha detto: io l'ho scoperto facendo la carta d'identità di mia figlia. Praticamente adesso si va, ti mettono subito davanti a quella scelta, boom, è un colpo. Vuoi essere un donatore? Devi decidere lì, sì, no. Qual è la prima cosa che ci viene in mente? No. Dottor Meglia? Qual è la prima cosa che ci viene in mente? Lei lo sa. Me li tolgono da vivo o da morto? È questa. Cioè, non possiamo parlare della donazione di organi senza dover, e quindi del salvare una vita, però lascio a lei, senza dover necessariamente considerare la morte. Anche se ci sono altre donazioni che non si possono dare, però è quello che si pensa. Io volevo portare su questo argomento un'esperienza, una testimonianza. Questo ragazzo, non vi dirò chi è, anzi non lo può conoscere nessuno, non abita qui vicino, è un amico, un ragazzo che ho conosciuto durante un convegno nazionale del Lago. È un ragazzo brillantissimo, vivacissimo, balla la pizzica come un tarantolato, pazzesco. Una volta siamo stati al mare insieme, io non lo sapevo, visto che aveva una cicatrice, una lunghissima cicatrice. Io l'ho chiesto, non riuscivo per tanto dire, sono rimasto così, ha detto, io sono trapiantato, mi hanno trapiantato il cuore. Dopo un primo momento sono rimasta più, non sapevo cosa dirgli, eppure era vivissimo, non so se si può dire questa parola, vivissimo. Quello che voglio raccontare a voi è questo. A un certo punto ci siamo rivisti, lui era su di giri, era felice, dice, sai, sto per partire, dove vai? Sto andando a trovare la mia seconda famiglia. La sua seconda famiglia è la famiglia del ragazzo da cui ho ricevuto quel cuore. Io non lo so se dentro questo cuore sono rimaste, naturalmente per la scienza non può essere così, ma noi, poveri mortali, lo vogliamo credere. Non lo so se dentro quel cuore restano anche i sentimenti, se rimangono anche le emozioni. Io so che lui era felicissimo, lo sentivo che stesse ritornando a casa. Su questo mi fermo, perché non so cos'altro dire. È bello pensare questo. Il ragazzo però dice, concludo, il ragazzo però dice, mi sono scritta la sua frase, io non sono morto grazie a lui e lui è ancora un po' vivo dentro di me. Prego. Stavo dicendo su questo. Spero non lo conosca. No, no, possiamo anche avere una testimonianza dal vero Dio. C'è un amico, se vogliamo sentire, se vogliamo tutti. Certo. Ah, 10 anni. Vogliamo ascoltare questa testimonianza? La vogliamo ascoltare? Sì, certo, mi emoziona la testimonianza del trapianto di fegato. Ho perso papà 2 mesi fa, quindi mi emoziona. Complimenti. Quindi io concludo così. Penso di essere stata molto chiara, quello che volevo dire in ogni modo. Tra le altre cose che ho fatto ultimamente, subito dopo la partenza del mio papà, spero in un mondo migliore, quello che merita, per la sua bontà, per quello che ha trasmesso a me e a tutta la mia famiglia. Ho deciso di fondare un'altra associazione, giusto per non farmi mancare nulla, un'associazione solo di donne, per tutte quelle donne che non hanno voce, si chiama Miriam Donne per il Sociale, dove si raggruppa un pochino tutto, noi potremmo fare qualunque cosa, come dicevo prima, ognuna per quello che sa fare meglio, magari dà la sua impronta. E questo l'ho scelto come slogan, si può dire, una parola brutta, però questo è lo slogan. Non si finisce mai di leggere, sembra che non smette mai di dire fate il bene. Quindi la leggo per ringraziarvi. Quindi fate tutto il bene che potete, con tutti i mezzi che potete, in tutti i modi che potete, in tutti i luoghi che potete, tutte le volte che potete e a tutti quelli che potete, sempre, finché potremo, finché potremo. Va bene, la toccante relazione veramente.
dentro un po' tutti noi, no? E che dire, beh, il volontariato, l'associazionismo, il terzo settore, come vogliamo chiamarlo, il non profit, il terzo settore sapete, no? Perché si chiama terzo settore, si contrappone agli altri due settori che ci sono, no? Intorno a noi. Il primo settore è quello dell'erogazione dei servizi pubblici, lo Stato, quello che era, la scuola, la sanitaria. Poi abbiamo un secondo settore che è il libero mercato, è quello che ci rende la vita difficile, è quello che ci dà, che bisogna farci l'iniziativa, l'intraprendenza, la competitività, questa parola che secondo me è proprio contraria alla nostra natura. Noi per natura non siamo degli animali competitivi. E quindi già questo ci crea stress, secondo me. E quindi tutto questo si contrappone poi al terzo settore, no? E il terzo settore è quello invece che secondo me, specialmente in Italia, dobbiamo essere veramente orgogliosi. Se mai c'è qualcosa su cui purtroppo essere orgoglioso in Italia, perché io spesso personalmente quando leggo i telegiornali, leggo i giornali, vedo la televisione, spesso sono più le cose che mi rattristiscono che le cose che mi rendono felice, purtroppo devo dire. No? Questa forse è una di quelle cose che dovremmo essere orgogliosi, perché in Italia secondo me il volontariato è veramente una regata e c'è da esserne fieri, ecco. E spesso sopperisce, integra, supporta le attività che magari il pubblico non riesce a fare e quindi il volontario, no, come ci ha fatto vedere lo stesso, no? Che si è andato agli ospedali e quindi avete supportato, integrato quello che magari dovrebbe essere naturale trovare, no? Va bene, detto questo allora io andrei avanti e inviterei Pino Neglia, segretario regionale dell'AIDO, dell'Associazione Italiana. Grazie. Beh, parliamo di donazione degli organi. Ringrazio prima di tutto per la possibilità che vi date di poter fare quello che è naturale per l'AIDO, fare informazione sanitaria. È un tipo di volontariato diverso, perché se volessi dire no, l'AIDO è un'associazione che ha tot numero di iscritti, sarebbe un'associazione enorme, noi abbiamo 1.400.000 iscritti, e scusate se è poco, ma i nostri iscritti sono persone che hanno messo a disposizione post mortem il proprio corpo ad essere fatto oggetto di prelievo di organi. Ma facciamo prima un discorso storico. Nel 75 c'è quella prima legge sulla donazione degli organi, nel 1644, una legge disastrosa, una legge che parlava contemporaneamente dell'accertamento della morte e del trapianto degli organi. Un disastro, perché cosa produceva l'opinione pubblica? Ecco, hanno fatto una legge in funzione del prelievo degli organi, quindi della trapiantologia. Noi come AIDO, la nostra associazione è una cosa come 46 anni di vita, immediatamente, io sono salentino, sono orgoglioso di essere salentino e ripeterò questa cosa più volte nel corso della nostra conversazione. Però dobbiamo dirlo veramente che da Salentino a Salentini, che molto spesso queste grandi iniziative nascono nel nord e poi arrivano da noi. Infatti l'AIDO nacque come costola dell'Avis nel nord, Bergamo, e poi si trasferì su tutto il territorio nazionale. Noi contestiamo subito dal 1965 quella legge. Finalmente nel 1993 i nostri legislatori munirono la nostra nazione di una legge sull'accertamento della morte. La legge del 93 finalmente fu chiara, irrevocabile, incontestabile, perché seguiva i canoni mondiali per quanto riguarda l'accertamento. Io non ho tempo, spero che domani organizzerete proprio specificamente una illustrare la morte cerebrale,
ma fondamentali, fondamentali per comprendere la morte e comprendere il concetto di morte cerebrale. Perché la morte non è la cessazione dell'attività cardiaca, perché l'attività cardiaca si può anche riprendere, ma la morte è la cessazione dell'attività del tronco encefalico. E quando non c'è più attività nel tronco encefalico c'è la morte. Questa legge del 93 prevedeva e prevede tuttora un periodo di osservazione che sono 6 ore, proprio se lo vuoi veramente molto. Un periodo di osservazione. La morte cerebrale si può diagnosticare solo ed esclusivamente in un reparto. Nessuno mi sentire quale reparto è? Rianimazione, il presidente lo sa. Solo nel reparto di rianimazione, non ci sono altri reparti dove si può diagnosticare la morte cerebrale. Perché il reparto di rianimazione, oltretutto, è l'unico reparto nel quale riescono a tenere vitale il cadavere. In quelle 6 ore praticamente il paziente viene intubato e costretto da questo punto di vista a pompare ossigeno nei polmoni e quindi incrementa anche l'attività cardiaca, si è capace di mantenere la temperatura corporea, una cosa molto importante. E quindi da questo punto di vista solo ed esclusivamente in un reparto di rianimazione. Quindi condizione sine qua non per avere una diagnosi morte cerebrale è che il paziente sia in un reparto di rianimazione. Se non ci sono reparti di rianimazione non abbiamo concluso nulla. Quindi i casi nei quali il cittadino eventualmente può essere oggetto di prelievo di organi, vedete che diventa molto limitato. Un altro discorso sarebbe invece il prelievo di tessuti, cioè le corne non hanno bisogno di questo, le corne. I tessuti non hanno bisogno di essere perfusi, perfusi vuol dire che il sangue va negli organi, chiaro? Quindi solo un reparto di rianimazione. Quindi la legge 93 prevede queste 6 ore di accertamento, una commissione che deve essere diversa da coloro i quali hanno avuto in cura il paziente precedentemente. Vedete, più gente ci si mette, più difficile potrebbe essere l'interesse da parte di qualcuno. Quindi il rianimatore deve essere completamente diverso, il medico di medicina legale deve essere diverso, generalmente sono quelli della direzione sanitaria, e il neurologo. Il neurologo perché si fanno ovviamente elettroencefalogrammi e devono essere diversi da coloro i quali tenevano in cura precedentemente. Dopo queste 6 ore si dichiara il paziente morto, ma non si dichiara il paziente morto alla fine delle 6 ore, si dichiara il paziente morto all'inizio dell'accertamento, perché quello era già cadavere. E quindi il giochino vecchio tipico da Salentini, di cui sappiamo qualche cosa, di quanta gente moriva nelle ambulanze, ve lo ricordate? Il giochino in questo caso non può essere fatto perché il paziente è dichiarato morto 6 ore prima. E quindi 2 sono le possibilità. O il paziente, o il cadavere in questo caso, scende giù nella sala mortuaria o va nella sala chirurgica per il prelievo. Quindi con la legge del 93, quindi con l'accertamento della morte, il discorso fu completamente chiuso. La 91-99, cioè del 99, fu la legge finalmente che il nostro Parlamento emanò. Io sono uno di quelli che critica spesso il nostro Parlamento, però devo dire che avendo vissuto proprio in prima persona i lavori della 91-99, posso assicurare che il nostro Parlamento si comportarono in modo eccellente. Signor Sindaco, come i parlamentari ragionano molto spesso, l'ho appreso in quella circostanza. Il parlamentare non è un tuttologo, il parlamentare è uno che a
un certo punto si trova di fronte al problema e dice: dovevo risolvere questo problema. Dove hanno risolto questo problema? Si guardano intorno e vedono altri paesi che hanno risolto questo problema e non dico che facciano il copia e incolla, ma sicuramente prendono molti spunti per legiferare. Il nostro legislatore del 99, anzi veramente il processo di decisione del 97, quindi due anni ci vorrebbero, ma il nostro legislatore si accorse che c'era un paese molto simile all'Italia, soprattutto dal punto di vista culturale, che in pochissimi anni era esploso per quanto riguarda il numero di donazioni di organi. E questo paese si chiamava Spagna. La Spagna, amici miei, noi abbiamo gli avelli in vigile, ce lo ricordiamo, ma però ragazzini, appena studenti universitari, quando volevamo fare vacanze così molto dispendiose, ma non erano dispendiose, andavamo in Spagna, perché avevano un gap dal punto di vista economico, stratosferico, e noi con la nostra diretta in Spagna ci sentivamo americani, forse qualcuno di voi se lo ricorda. La Spagna si era unita in pochissimo tempo di una legge che aveva fatto esplodere questa nazione per quanto riguarda la nazione di loro. Pensate, allora arrivavano a 22 per milione di abitanti, cioè 22 donazioni di organi per milione di abitanti. Adesso viaggiano intorno al 40-41 per milione di abitanti. Pensate che statisticamente, statistica è uno, cioè due popoli, ci cioè, vuol dire che qualcuno ne faccia quattro e qualcuno forse non faccia niente. Però statisticamente il numero di accertamenti di una morte cerebrale oscillano, a seconda da paese a paese, da un minimo di 41 per milione di abitanti a un massimo di 44 per milione di abitanti. Questa è stata sfera. 22 all'epoca, adesso si girano appunto per detto intorno al 41. E allora il nostro legislatore iniziò a guardare, a vedere perché in Spagna improvvisamente c'era stata questa esplosione. Gli spagnoli si erano uniti di una legge. Una legge che prevedeva, prima di tutto, i coordinatori nazionali, i coordinatori regionali, i coordinatori territoriali e l'ospedale. Infatti la nostra legge, nel 1999, prevede queste figure. Differenza, mentre gli spagnoli presero questi personaggi avulsi dalle loro attività professionali, sempre noi italiani siamo bravi in questo. Che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso la lingua rianimatore, nefrologo, eccetera, e continua a fare il nefrologo, continua a fare il rianimatore, e ma l'abbiamo investito di questo titolo, che poi adesso non rimarco, questo è un altro aspetto di natura prettamente interna ed economica, ma comunque l'abbiamo investito in questa carica di essere coordinatore trapianti. Ma un aspetto importante, fondamentale, ecco perché avevo parlato qua del gap economico che c'era, che la Spagna investì una cosetta delle nostre lire di 280 miliardi delle nostre dirette, che per noi erano tanti soldi, ma tanti, 280 miliardi di lire, ma per gli spagnoli era una cifra stratosferica. Sapete a cosa servivano quei soldi? A fare informazione sanitaria, Presidente. Informazione sanitaria. Loro bombardarono la Spagna attraverso mass media, attraverso tutto, per informargli che la legge prevedeva che entro un anno dovevano, volente o non volente, dichiarare se si era favorevole o contrario alla donazione. Se aveva un anno di tempo. Passato quest'anno, il legislatore spagnolo disse: vabbè, sei stato troppo occupato, sei andato al mare, sei stato distratto, ti do ulteriori 6 mesi. Ma passati questi ulteriori 6 mesi, allora a quel punto il tuo
silenzio lo considero assenso. Un principio giuridico che è ineccepibile. Noi ce l'abbiamo anche nel nostro ordinamento giuridico. Quando noi riceviamo alla fine dell'anno dalla banca l'estratto conto, sotto che cosa c'è? Se noi impugniamo l'estratto conto nei tempi previsti, sono 30 o 60 giorni, secondo, quel nostro silenzio viene presunto assenso e quindi avallare quell'estratto conto. La nostra legge, la 91-99, prevede questo concetto, però all'ultimo momento, all'interno del Senato, ma proprio all'ultimo momento, ebbe la capacità, articolo 4,5, di infilare il solito granello di sabbia che quindi non andrà mai al regime, mai. Sfatiamo qualsiasi dubbio, mai. Ecco perché ci spagniamo in tutte queste operazioni, tipo quella che il nostro sindaco ci ha illustrato precedentemente. Perché? Perché nella legge venne previsto che sì, purché abbiamo prova che il cittadino abbia ricevuto informazioni necessarie e sufficienti per esprimere il proprio assenso o dissenso. A quel punto ci vuole l'ufficiale giudiziario, cioè il quale va al cittadino e gli dà l'informazione e il cittadino da questo punto di vista avalla questa informazione e quindi è stato informato. Praticamente è impossibile. Però comunque ha dato sicuramente dei risultati. Siamo cresciuti rispetto al 99 dal punto di vista delle donazioni degli organi. La stragrande maggioranza dei nostri donatori sono semplicemente persone che hanno messo a disposizione il proprio il potenziale corpo per essere fatti oggetto di prelievo di organi. Però all'interno di questi 1.400.000 ci sono un certo numero i quali fanno il proprio volontariato e fanno informazione sanitaria. Siamo cresciuti, ma come al solito da Salentino bisogna anche dirlo che il nord è cresciuto, non noi. Il sud è sempre il nostro fanalino e mi dispiace doverlo dire, ci ha superato finanche la Calabria e la Campania, che erano loro che fanno tutti i morti rispetto alla Puglia. Tutti i morti che fanno. No, ma ci hanno superato in senso negativo. In senso negativo, in senso negativo. No. Scusami, no, in senso negativo ci hanno superato. Purtroppo la nostra Puglia è il fanalino di coda per quanto riguarda la produzione del mondo. E di questo veramente ci dispiace moltissimo. Tra Salentini possiamo dire. Però tra Salentini dobbiamo dirci che le ragioni possono essere molteplici. Io non dico che raggiungeremo i livelli delle Marche, della Toscana, dell'Emilia Romagna, del Piemonte, della Lombardia. Però qualche problemino interno nostro non ce l'abbiamo. Vi faccio un esempio. Cosa ho detto prima? Dove si fanno gli accertamenti di morte? In quale reparto si fa la diagnosi di morte cerebrale? Qual era? Rianimazione. Le rianimazioni per che cosa esistono? Per prelevare gli organi? No. Esistono per prelevare gli organi. Non è quella la funzione, si chiama infatti rianimazione. Le rianimazioni esistono perché c'è il presupposto che sia l'ultima spiaggia, l'ultima possibilità per poter continuare a sopravvivere. Dopodiché non c'è più possibilità, soltanto a un punto. Io sono credente, credo nel Signore, miracoli possono. Bene. Toscana, una delle regioni che ho nominato non era un caso, la Toscana, perché quest'anno la Toscana ha battuto le Marche, quindi è la prima regione per quanto riguarda la donazione di organi. Allora, la Toscana, quanti posti letto di rianimazione, non lo sapete, quanti posti letto di rianimazione ha per 1 milione di abitanti? 1 milione, ve lo dico io, non sapete. Ne ha 74,4 per 1 milione di abitanti.
74,4, tenete a mente questo numero. Questo è la Toscana. Ovviamente la Toscana, la zona maggiore è quella della Puglia. E la comparazione generalmente fa un giochino di fatto con l'Emilia Romagna, che abbiamo la stessa numero di popolazione, dimenticandosi che noi abbiamo dei gap dal punto di vista stradale incredibili rispetto all'Emilia Romagna. Quindi il giochino di cui ho sentito qualche volta a Bari nelle nostre riunioni regionali, non funziona il giochino così. Si fanno milioni di abitanti e allora cambia il discorso. Allora, 74,4 per milione di abitanti. Adesso, il nostro Salento. Molto rapidamente il nostro sindaco mi ha detto quanti abitanti faceva Soleil, ma chiaramente non mi permetto di chiedere al sindaco quanti abitanti fa il nostro Salento. Il nostro Salento farà 800.000, sì. Ma se pensiamo che il sud brindisino e il sud tarantino incide sui nostri nosocomi, pensate Copertino, pensate Lecce per quanto riguarda appunto la parte sud del Brindisino, noi abbiamo circa 1 milione di abitanti, circa. Adesso domanda che anche voi non sapreste rispondere, no, qualcuno saprà la risposta: quanti posti letto di rieducazione abbiamo nel nostro Salento? No, ci ha buttato a terra. 36 abbiamo 36 posti di rianimazione, 1 milione uno, 1 milione l'altro. Le proporzioni si fanno in questo modo. È chiaro che se non ci sono i posti di letto di rianimazione, non ci possono essere neppure diagnosi di morte cerebrale, i traumi, no? Incidenti, traumi, oppure gli aneurismi cerebrali, non ce la fanno arrivare. E guardate, amici, tra salentini possiamo dirci, no? Guardate che quando si ha bisogno di un posto letto di rianimazione è un terno all'otto, è veramente un terno all'otto. Noi durante l'estate abbiamo gente che arriva a Pavia delle Fonti dal Salento. Questo ce lo possiamo dire, signor sindaco, ce lo possiamo dire, no? Tra salentini ce lo possiamo dire. Purtroppo è un problema serio. Adesso andiamo al dono degli organi. Vedete, la nostra bravissima signora Fabiola Spada ha parlato tanto di dono. Sì, io avevo anche le statistiche, purtroppo è saltato, io avevo le statistiche ieri, i donatori di organi in effetti aumentano anno per anno rispetto a tutti gli altri, tra il 15% e il 90%. Volontà. L'espressione di volontà, quella che è l'espressione di volontà. Ci ha parlato tanto del dono. Allora, io vi dico che io contesto il nome dell'associazione che a livello regionale mi rappresenta. Sono piuttosto vetusto in questa associazione, visto che ho fatto i 35 anni in questa associazione. Perché l'associazione si chiama Associazione Italiana Donatori di Organi. Noi non siamo No, non siamo donatori. Lui è un donatore. Io ero un donatore. Il vostro sindaco era un donatore. Perché voi donavate qualcosa. Io non so, signor sindaco, se voi fate la differenziata qui a Soleto. Ma quando io metto la plastica o il cartone fuori, sto facendo un dono. Sto mettendo fuori ciò che non mi serve più. Ciò che non mi serve più. L'etimo della parola cadavere vuol dire, oh, siamo nella Grecia Spintina, quindi lo sapete tutti. Quindi voi parlate il greco meglio di me. Ma l'etimo è cibo per vermi. Ragazzi, cibo per vermi. Cioè dobbiamo metterci in testa che stiamo mettendo a disposizione quello che non ci serve più. Non stiamo donando,
ma è un patto sociale. Dobbiamo eliminare questo concetto eroico. E io ho detto bravo, la signora Spada ha parlato di questo concetto eroico del donare, e dovrebbe essere naturale mettere a disposizione ciò che non mi serve più, perché sette persone, non una, sette persone possono continuare a sopravvivere. Sette persone, quello che non mi serve più, ma altri possono continuare a sopravvivere. Io ho la lettura, il piacere e l'onore di conoscere tanti e tanti fragmentari, tanti. Ho purtroppo anche il dispiacere di conoscere tanti e tante famiglie di chi hanno purtroppo dovuto dare il loro assenso in circostanze terribili, perché noi stiamo parlando tutte di morte improvvisa, aneurismi cerebrali, traumi cranici, di questo stiamo parlando, no? Non stiamo parlando di neoplastici, non stiamo parlando di pazienti i quali già il familiare può pensare che eventualmente di qui a qualche anno eventualmente non ci sarà più, no? Stiamo parlando di eventi improvvisi, quindi non sono pronti e preparati. E allora cosa comporta il fatto di non fare una scelta? Comporta che quando il paziente lì in rianimazione e non ha fatto una scelta in vita, purtroppo i rianimatori sono costretti a consultare i parenti. Non so se voi avete fatto un piccolo eventualmente studi di psicologia, però vedete, ci accomuna tutti quanti una cosa: la nostra reazione all'evento morte. Cioè quando viene annunciata la morte, tutti, nessuno escluso, abbiamo un'identica reazione, tranne i tempi di reazione. Ci può essere, ecco, il vostro sindaco, che è una persona molto fredda, lucida, e in nanosecondi reagisce. C'è Pionella invece, che è una persona molto emozionale, che da questo punto di vista non riesce bene a controllare se stessa, e ha bisogno di tempo, perché ci accomuna il rifiuto. All'annuncio della morte, automaticamente, è un fatto psicologico, noi rifiutiamo questo annuncio. In nanosecondi il nostro sindaco reagisce a lucidità e dice: ok, il mio congiunto non c'è più. Pinonella invece no. Allora, in circostanze terribili nelle quali il rianimatore deve dire: guarda tua figlia, il giovane sta parlando, tua moglie non c'è più, tuo marito non c'è più, e poi deve dire: guarda che attraverso tuo figlio, tua figlia, tua moglie, tua madre, sette persone possono sopravvivere. Spesso, purtroppo, la reazione emotiva produce il diniego. Allora, un dono, ecco, e ritorniamo alla nostra signora Spa, un dono lo possiamo fare, questo sia un dono. Un dono lo possiamo fare ai nostri congiunti, ai nostri parenti. Doniamo ai nostri congiunti e ai nostri parenti il fatto che non devono decidere per noi, che non li aggraviamo di dover scegliere per noi, e coscientemente, con lucidità, esprimiamo in vita il nostro assenso. Io mi auguro assenso. Come poterlo fare? E ho concluso. Ci sono diverse modalità. La prima modalità è quella di andare presso qualsiasi CURP. Vedete, non ho messo sul titolare, però sono stato istituzionale in questo senso. Anche se lui vuole mandare per la live. Sì. Lo so. Però io istituzionalmente, allora, prima andate presso un CURP, richiedete l'atto olografo o atto di volontà e compilate questo atto olografo. Ricordatevi di portare sempre con
voi un documento per il codice fiscale. Seconda possibilità è quella attraverso l'AIRE, perché dovete sapere, questo non l'ho detto, che esiste un database nazionale che si chiama SIT, Sistema Informativo Trapianti. L'AIRE è l'unica associazione abilitata a entrare nel SIT attraverso il SIA e immettere e riversare tutte le informazioni attraverso il suo SIT. Non possono esserci molte persone, per esempio io sono presidente regionale, io non ci posso entrare, è soltanto la segretaria mia che ha il password per entrarci. Vi assicuro che controllano ogni volta che entrate passo passo quello che fai, perché è particolarmente, perché c'è poi eventualmente procedura non soltanto civile ma procedura penale da questo punto di vista su cosa eventualmente si mette all'interno del sito. Quindi soltanto istituzionalmente l'ASI e l'AIRE possono mettere nel sito. Terza possibilità, ce l'ha già annunciata il nostro sito, quando si rinnova la carta d'identità o eventualmente uno vuole cambiare la carta d'identità, perché adesso ci sono le carte d'identità elettroniche, e allora si esprime nel, presso l'ufficio dell'anagrafe il proprio assenso. Sarà bella la frase con la quale ha concluso la nostra amica signora Spada. Io voglio concludere in un modo un po' più laico, che mi riporta alla mia gioventù. Quando io andavo a studiare negli Stati Uniti della mia università, sempre, sempre, eternamente, ogni volta che entravo nella libreria, campeggiava la scritta. Non lo dico in inglese, lo dico direttamente in italiano. Non pensare che cosa l'America può fare per te, ma che cosa tu puoi fare per l'America. Io prima ho non denunciato, ho messo in evidenza la discrepanza che c'è tra i posti di determinazione in Toscana e nel nostro Salento. Però ecco, vorrei concludere con questo: non pensiamo che cosa lo Stato potrebbe fare, ma che cosa io personalmente posso fare. Quello che io, che te puoi fare, è quello di dare la possibilità di essere un potenziale donatore. Buonasera. Togli 20 kg dentro di me e ti rendi conto com'ero, quindi ero pelle rossa.
Comunque metto in lista, il 13 maggio arriva la chiamata che c'era, era il fegato, è elevato il fegato per me. E, giustamente partiamo da Cusicano con la paura, a metà strada decido di tornare indietro, in quanto dicevo non voglio, perché mi era messa una paura addosso e dicevo non ero capo di tutto l'altro. Comunque mia moglie e mia figlia hanno deciso, diciamo andiamo in un vincolo, facciamo il trapianto, dopo 12 giorni sto a casa, dopo un mese torno al lavoro, piano piano comincio a prendere i chili. Allora chi mi ha mandato il fegato era una persona, una donna, non la conoscevo, non conosco nessuno dei suoi familiari, però vi posso dire che doveva essere una persona stupenda, perché andare, se loro i familiari hanno deciso di donare gli organi, immaginate quanto bene volevano queste persone, e hanno dato possibilità di vita. A me, tipo io ho solo questo fegato, 2 chili di qualcosa della sua carne, quindi giustamente per me lei è tutto, lei mi ha dato la vita, mi ha fatto andare a lavorare, mi ha fatto amare, mi ha fatto continuare a sognare, mi sta realizzando, lei mi ha realizzato i miei sogni, io spero soltanto che i suoi sogni fossero fare i miei. Ho visto le figlie laurearsi, una figlia l'ho portata all'altare, l'ho sposata, adesso mi è andata la nipotina, quindi immaginate la gioia, non c'è un minuto che io non la ringrazio. Perché giustamente. Come sei riuscito a sapere chi era il donatore? No, cioè praticamente mi hanno detto che era una donna, però non mi hanno detto in quanto. Quindi non sai che. No, solo soltanto che era una donna, una donna di 50 anni, no. Perché poi per sapere che c'è un'altra procedura, sì. Quindi io sono, diciamo ormai che vivo con questa persona. Per me come il mio angelo custode, guardate, non ci sono parole per descriverla. Con qualsiasi persona che mi trovo a parlare dico donate, perché è dare la vita a tante persone, dare. Perché una persona che ha problemi con i reni, con la dialisi, va avanti, ma il fegato no, il cuore no. Quindi io mi ricordo quando avevo 20 anni si sentivano i primi trapianti, si parlava con gli amici, no? Sì, no, io non voglio, io dicevo, perché non dobbiamo donare? Una volta sei morto. Quando ho detto in famiglia, mio padre, no, dice, perché proprio tu? E poi c'è queste cose che stanno dove le faranno, io ho fatto in ballo, no? Quindi, come è cambiato? Dopo il trapianto, gli amici, gli vecchi amici dicevano, come, tu eri quello che volevi donare? Invece l'hanno donato. Credetemi, quando mi dicono così mi sento proprio. Tante volte penso, dico, no? Ma se il mio pensiero sarebbe stato no, io non voglio donare. Con che faccio mi sarei presentato a dire mi serve il fegato, mi serve un fegato nuovo? Cioè, questo deve pensare, non pensare che succedono agli altri queste cose, io non lo amo a nessuno, però ci sono più possibilità di dover ricevere un organo che donarlo. Se guardate le statistiche, ci sono più possibilità di dover ricevere un organo che donare. Quindi, donate, quando andate alla carta, cioè, lo so, e magari parlare con i medici di famiglia, perché sono tanti dubbi, uno dice ma forse sono morto, non sono morto, sono ancora vivo, posso ancora. Però devo parlare con i medici. Perché quando siamo, c'è una frase di Sant'Agostino che dice senza la mia carne perdono Dio. Quindi la carne rimane qua, il corpo rimane qua, l'anima va in paradiso. Ha dato un bel esempio. Perciò io cercavo tutti quanti, specialmente la Puglia, la provincia di Lecce, troppi no. Pure non è che la mentalità nostra ancora che non voglio essere toccato, sono persone che dice ma io non voglio essere toccato. Vabbè, però dico. Dove è il problema? Una volta morti. Io ho finito, dico solamente una cosa, se la mia
e un componente, diciamo, iperattivo, con tutte le sue, con la sua patologia, che comunque spero che è superato, e un lavoratore, diciamo, senza tempo, lui la mattina si alza alle 5, lavora tantissimo, ha una salute eccellente, e quindi spero che la sua testimonianza, insomma, sia così di impulso per tutti quanti quelli come noi che sono indecisi nell'esprimere, diciamo, il parere negativo o positivo. Niente, un applauso per Salvatore. Parte in cui le informazioni riguardano gli ultimi 4 mesi.
Perché? Perché con le nostre tecniche diagnostiche entro un lasso di 4 mesi potremmo non riconoscere una forma epatitica o virale grave. Quindi invece proprio per giù mi dico. Allora, c'è sempre la possibilità, durante e dopo la compilazione, di offrire al donatore la possibilità, non necessariamente ti deve dire, perché i dati personali sono personali, però di dare la possibilità di dire senti tu la giocante di idea me ne vado, no, perché praticamente sì, è lui da solo che si autoesclude. E quindi praticamente tutte le informazioni che noi diamo e conseguentemente il donatore deve essere in grado di capire e di leggere quello che sta scritto e di risponderti coerentemente. Perché dico questo? Perché con l'arrivo dell'extracomunitario molto spesso vengono portate anche dalle associazioni, però è persone che non vengono in italiano, non sanno esprimersi e quindi la loro possibilità di autoescludersi o di raccontarti è scarsa, è limitata, e invece sono il primo valore, non per la gente. Molto importante, gratuità del sangue e dei suoi prodotti. Il sangue umano non è fonte di profitto, e il donatore è persona sana che dona volontariamente sangue e un componente di più della legge. La donazione è volontaria, anonima e gratuita. Allora, questa è la parte che fondamentalmente voglio trattare un po' di più, su questo non lo conosco. Allora, ad ogni donazione bisogna verificare intanto l'età. Sino al 2015 era tra i 18 e i 65 anni. Il peso non inferiore a 50 kg, perché la massa di sangue proporzionata al peso andiamo a prelevare 450 grammi. La pressione deve essere uguale a sistolica inferiore o uguale a 180 mmHg, la diastolica intorno uguale o inferiore a 100. Poi ci sono i valori dell'emoglobina, 13,5 per i maschi, 13,5 nella donna. La donazione di sangue intero, con gli ultimi decreti, può essere procrastinata sino ai 70 anni. A me non piace, perché se arriva no, ancora no, non lo faccio mai. Ci sono delle persone che stanno bene, e che quindi dopo 65 anni ancora se la sentono e vengono. Qualche giorno fa ho avuto un signore di 69 anni. Ah, detto, scusa, cioè, capisco tutto questo. Allora mi fai un elettrocardiogramma, un PSA, un colesterolo e poi come parlavo. Il problema è che con la normativa non dice a carico di chi sono questi esami. Io per poterlo andare indietro ho detto vai, organizza che fate, ancora non è venuto. Ma è evidente che sarebbe anche opportuno che la normativa mi dicesse se sei tu che lo devi fare o è il donatore che si è fatto il conto suo. Vai. Allora, questa è una storia vecchia, iniziata con la legge 107 del 90, poi un po' si fa, più si fa per abitudini. Dopo la donazione, il donatore deve osservare adeguato riposo sulla poltrona. È chiaro che non puoi fare la donazione a zarte e via. Il numero massimo di donazioni di sangue interno nell'anno non deve essere superiore a 4 per l'uomo e per la donna non in età fertile e 2 per la donna in età fertile. Quello che conta è l'intervallo fra due donazioni. Le donne in periodo fertile possono donare 2 volte all'anno, ma non una volta ogni 6 mesi, 2 volte all'anno cumulative a 3 mesi di distanza una dall'altra. Poi, molto importante per me, la donazione di plasma, fondamentalmente c'è qualche deroga sui valori di emoglobina, la donazione di piastrine. Un donatore di piastrine deve avere tutti i requisiti che abbiamo detto prima, un numero adeguato di piastrine e lì c'è il numero di piastrine resi. Donazione multicomponente. La tecnologia e la medicina ha fatto passi da gigante, sino a ora la maggior parte delle donazioni sono state fatte e si fanno in un dispositivo per caduta. Adesso invece si rende conto che è più utile una donazione tecnologica con la donazione dei vari componenti. Perché secondo me è utile, ma anche per il donatore? Perché con una donazione punta di sangue
mi sta avvisando, ma una parte di quei componenti del sangue vengono eliminati, i baffi corti, i pubblicanti e gli ostini vengono eliminati, non servono per ai fini terapeutici con quel tipo di donazione. Viceversa, con una feresi invece si può utilizzare ogni tipo, ogni componente e quindi non va buttato assolutamente nulla. Quello che non serve viene restituito. Che cos'è la feresi? Vedi, la feresi è una donazione tecnologica che utilizza il separatore cellulare. Il separatore cellulare è una macchina molto parametrata che è in grado di riconoscere le varie frazioni del sangue, di trattenere la frazione del sangue desiderata e di restituire quello che non serve. La differenza con la donazione di sangue normale è che il donatore viene a contatto con l'assunzione di anticoagulante che di solito riceve il paziente e che quindi per definizione deve essere poco tossico, perché sennò ha l'inconveniente di curare un po' di più. C'è possibilità di contatto tra un donatore e l'altro quando si fa una feresi? No, non fa questa domanda perché è banale, non voglio rispondere. Ci sono tutte, la macchina l'hardware è fisso e statico, ma tutto ciò che entra in contatto con il donatore è strettamente monouso, sterile, sterilizzato e comunque strettamente monouso. E ammesso non concesso che non vada bene una prima di cura perché se non va bene, che viene cambiato tutto quanto. Assolutamente possibilità di infezione zero. Allora, è chiaro che una persona che ha avuto un tumore non può donare. Una persona che ha avuto un trapianto non può donare, una persona che abbia avuto tutta una serie di problematiche serie non può donare. Vai. Queste sono i criteri di esclusione del donatore a protezione della salute del donatore. Vai. Allora, chiaramente chi ha avuto un'epatite B, un'epatite C, un'infezione HIV e tutta una serie di malattie che poi alcune sono conosciute, alcune sicuramente un po' meno frequenti, è evidente che queste condizioni della donazione non la può fare. Vai. Situazione di esclusione temporanea. Qui il discorso è un pochino più complesso perché una persona che abbia avuto una febbre sopra i 38 gradi, sono andato a prendere le cose che possono essere più frequenti, una persona che abbia avuto una febbre sopra i 38 gradi deve aspettare due settimane prima di poter fare la donazione e ancora. Così come una persona che sia andata dal dentista è evidente che deve aspettare qualche giorno a seconda dell'importanza dell'intervento che fa. Qui stiamo cominciando a parlare di plasma, di malaria e di quello che è necessario che un donatore che sia stato in zona malaria possa fare un minuto di plasma. Allora, il problema della malaria è un problema importante. Noi ne avevamo tanto. Poi non abbiamo avuto più, non ce l'abbiamo in importazione, perché c'è la gente con l'organizzazione va un po' dappertutto e lei rischia di prendersi un po' di tutto, voglio dire, c'è poco da fare, si deve questo. Col plasma, con la malaria, se non si fa un test per escludere un'eventuale infezione della malaria, si può tornare sul plasma. Altrimenti bisogna aspettare 3 anni, se no bisogna comunque fare i test per la malaria. Ecco. Questo è più frequente, virus del mondo occidentale. Allora, ha interessato anche il leccese 3 anni fa. È una antropozoonosi, è una malattia grave che colpisce i bambini fondamentalmente, trasmessa dalle zanzare. Però succede che la zanzara non si fa tanti problemi, punge il cavallo, poi punge il mondo. Se punge il cavallo infetto, si infetta pure lei questo virus e se poi punge l'uomo glielo trasmette. In sé non è niente di particolare, è un'influenza un po' più forte. Però in persone debilitate, in persone che non stanno bene, può essere particolarmente pericolosa. E allora, soprattutto nei periodi in cui circolano le zanzare, quindi periodi estivi, chi sia stato in una zona di endemia in cui ci sono appunto queste zanzare infette, deve astenersi dalla donazione di sangue per 28 giorni che è l'occupazione di questo virus oppure deve essere sottoposto a un test specifico per verificare se è portatore o meno.
non è nulla di che per il donatore. Attualmente abbiamo disposto i test per effettuare l'esame e sapere se il donatore è portatore o meno di questo virus, e per cui è stato un problema in realtà solo sino agli anni scorsi. Da quest'anno in poi dovrebbe essere molto più semplice. È evidente comunque che un donatore che sia stato fuori dall'Europa deve andare a verificare che con la malattia tropicale, il viaggio in aree tropicali, 6 mesi dal rientro, e però è necessario verificare se il donatore sta bene o se ha avuto dei problemi di salute al suo rientro. Vai ancora. Convivenza comunicata di cuore con un soggetto con partner sessuale obbligato a MSG, 4 mesi insieme all'ultima occasione. Poi è forza. Vaccinazioni, questo di solito non è frequente come domanda, però c'è chi mi chiede che ha fatto la vaccinazione per influenzare se può tornare, perché praticamente il virus è molto sul ciclo, per cui non crea assolutamente dubbio. Vai. Intervento chirurgico minore, 1 settimana dalla completa guarigione, invece se una persona ha fatto un'anestesia generale, 4 mesi. Vai. Allora, obiettivo di sufficienza d'asma, questo è quello che mi interessa mettere in evidenza. Vai. Praticamente il plasma è una componente del sangue ed è molto importante perché le produce farmaceutica, dal plasma ricava le immunoglobuline, ricava il fattore della coagulazione, viene molto usato con gli interventi chirurgici, tante persone che sono emorragiche hanno necessità di plasma. E noi, sino a qualche anno fa, comparavamo in abbondante quantità. In Francia c'è stato lo scandalo del sangue infetto e nasceva tutto il plasma, praticamente, questo deve essere chiaro, non dal sangue in sé. C'è un programma di autosufficienza nazionale di plasma, per cui c'è l'ordine di scuderia di aumentare quanto più è possibile la produzione di plasma, proprio perché l'industria possa produrre in Italia e quindi da donatori italiani, quindi conosciuti, controllati, tutto il plasma che può essere necessario per le attività economiche. Ieri, il nuovo dottore Valentino, attualmente in crescenza, l'altro signore con gli occhiali che sta arrivando, forse più. Vabbè, va. Che giovane. Oggi, sempre lo stesso. La macchina non è che sia cambiata molto. Allora, adesso passiamo alla parte pratica, quelli che sono in realtà quello che era la produzione, che cosa si fa, che cosa stiamo facendo noi. Vai. Galatina è quello che sono messo una goccia grande in una casa, non potete annullare. Abbiamo una buona produzione a livello regionale, siamo quindi chiamando l'incremento più alto, il delta maggiore, sia per quello che riguarda il numero di produzioni, sia per quello che riguarda la produzione di materiali, quindi con la macchina come dice. Vai. Oh, unità di sezioni, c'è il programma, non c'è Soriano. Io avevo visto che erano le 3 sezioni, ho messo i dati in tutte e 3 le sezioni. Chiaramente non è un alfabetico, vai, tutto piano. È un grafico sufficientemente semplice, non ci ho messo l'uso di donazione, perché poi sarebbe stata una complicazione inutile. Dati del 2017 contro il 2018, plasmaferesi 0, eritroplasmaferesi, c'è un donatore che troviamo che ha cominciato a donare lo plasma. Plasma piastrine si è mantenuto stabile, sempre un altro donatore ha cominciato a fare la multicomponente è una donazione di rosso plasma e piastrine. Poi ho cercato di vedere quella che è la vitalità dell'associazione, quindi ci ho messo il nome donatore. Proviamo, voglio dire, è vitale perché ha 20 nuovi donatori nel 2017, 23 nel 2018, quindi vuol dire che sta andando bene. Anche il numero di donazioni è cresciuto, c'è da dire che però come responsabile della Fondazione Galatina non sono molto contento perché di afferesi me ne fate poca, non mi dico. Soriano che non c'è. Soriano,
se non ne fa tantissime, ha un buon numero, un certo numero di donazioni da Feresi. Tant'è vero che dal 2017 con la Feresi non c'era nessuno, nel 2018 ne hanno fatte 4. Edito Feresi sono passati da 1 a 5. Plasma Piastrim è più in crescita, 5 multi componenti. Nuovi donatori un po' meno, però come dire, tutto sommato, lì sono nel 2018, me lo ricordo, e non so perché è mancato, sono 169 donazioni in crescita anche sugli altri. Tutto sommato mi sta meglio perché praticamente gli affari si mi stanno un pochettino meno. Vai ancora e non arriva Soleto. Soleto. Plasma Feresi me ne fa poche, edito Plasma Feresi c'è qualche donatore che me ne fa, Plasma Piastrine pure, per dire la verità c'è stata una leggera riduzione, però tutto sommato, multicomponente perché c'è un donatore, ed è altrettanto vitale perché nel 2017 sono stati 13 donatori, nel 2018 23, anche il numero di donazioni non cresce da tutto, tutto sommato. Vai ancora, abbiamo terminato. Quello che vi voglio dire è che è importante che si parli di dono, che sia l'organo, che sia del proprio tempo, ma non vi dimenticate del sangue, perché senza sangue non si va da nessuna parte. Se si vuole fare un trapianto di fegato, e non c'hai 30 sacche di sangue, 15, 30, 40, 50, non lo fai. È chiaro? Cioè la base, comunque la girate, è sempre sano. E oggigiorno ancora di più la base è la donazione in aferesi, questo è importante che lo comprendano i presidenti delle sezioni, perché ai donatori se ne lo chiedi poi ti dicono di sì. Però se c'è una, un minimo di informazione o di coinvolgimento diventa più facile, ci siamo. Per cui secondo me è molto importante che si insista sulla donazione in aferesi. Se vede qualcosa da dire, sì. In effetti ho detto anche prima, se c'è qualcuno che ha bisogno di qualche chiarimento, fate pure anche in quello che ho detto prima l'avvocato Nello da Fabiola Spada. Io sono particolarmente contento perché mi è sembrato veramente un incontro molto interessante ed emozionante anche. Quindi niente, se non ci sono degli interventi, vi ringrazio gli esperti, vi ringrazio gli oratori e vi invito a continuare a seguirci, noi continueremo. No, continuiamo. Continuiamo ad aprile, continuiamo a maggio, a giugno, quindi mi faremo una cosa, sarei costretto a seguirci. Volevo dire una cosa meglio. Allora, in merito al fatto di legislativo, quello non accende il cammino. L'ho già visto. Scappa. Io mi cammino a casa. Non ce l'ho, ma c'è poco. No, perché ci fu nel 2000, sì, ci arrivò a casa dal capo del Ministero della Sanità e ci diciamo invitavano. Il problema che sono fatto c'è. Posso? Il problema è questo. Piccolo ma grande. Questo lo sa lei. Io ho detto che mi pareti, se mi succede qualcosa ma è. A, non ha paura di entrare. B, non è stato riversato nel sito, nel sistema fornitivo italiano. Perché funziona in questo modo in pratica. Nelle derivazioni sono determinate. Quando c'hanno il paziente, in base al codice di scarto, non nome, loro sanno se il paziente ha espresso in vita la sua volontà. Se l'ha espressa, non si muove nulla. Automaticamente ha espressa, fanno richiesta o agli anagrafi, o a noi, o all'urbo dell'originale, non a caso si chiama atto olografo, no? Olografo, è contestamentario. Quindi farò, e qui non c'è problema. A meno che è accaduto soltanto in provincia di Vicenza una volta, molti anni fa, non lo ricordo, che dei familiari impugnarono la firma. E fin tanto che il giudice nomina il perito, quindi praticamente
andò non a buon fine. Però questo non serve a niente. Questa è una bella iniziativa politica sotto lezioni, ma che ci è costata 5 milioni di euro. Però diciamo, servì anche la sensibilizzazione per noi che vengano a casa. Sì, in qualche modo ci dettero. Perché per la Spagna. Perché praticamente quella avvenne dopo la 91-93. Quindi 2000 e poi ci furono le lezioni. Perché adesso non lo so legato. Va bene, allora come dicevo San Gerardo, vi ringrazio di essere venuti, vi invito anche ad assaggiare qualcosa e vi invito anche a seguirci. Noi continueremo a fare ancora qualche altro incontro prima d'estate. Se seguite, se frequentate Facebook, basta chiedere l'iscrizione al gruppo per naturalmente iscritti. Il prossimo incontro sarà, già perché l'anticipo, sulla credo che da questo è molto interessante che sull'acqua, cioè praticamente approfondiremo il discorso dell'acqua. Ma il discorso dell'acqua in che senso? L'acqua, cerchiamo di approfondire questo elemento per cui si sta studiando molto approfonditamente, si stanno scoprendo cose molto interessanti, per cui quella frase per cui si sente dire dove c'è acqua c'è vita. Allora scopriremo che cosa vuol dire, che cosa vuol dire Dio questa frase, che sembra una cosa che... Però che fra tante cose qui, vi invito a seguirci perché con tutto il discorso della memoria, dell'acqua, insomma, avete già sentito parlare di qualcosa del genere. Comunque sarà sicuramente anche...